Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo essay. L'argomento del video di oggi è la creatività ed in particolare parleremo di perché è importante la creatività e di come possiamo diventare più creativi per avere successo e raggiungere i nostri obiettivi, ma soprattutto per essere più felici. Ho già parlato della creatività e dell'intelligenza creativa in un video che ho pubblicato un paio di mesi fa, in cui ho esplorato i diversi tipi di intelligenza e ho anche quindi menzionato l'intelligenza creativa, ne ho parlato un po'. Se volete andare a vedere quel video, vi lascio il link nel description box. Oggi però entriamo ancora di più nello specifico nell'ambito dell'intelligenza creativa e cerchiamo di capire quale impatto la creatività possa avere nella nostra vita per renderla più serena, più felice, più piena, più interessante e anche in che modo la creatività possa aiutarci a raggiungere il successo, qualunque sia la nostra definizione di successo. Nel corso del video vi consiglierò anche due libri che a me sono piaciuti molto, nel caso vogliate approfondire questo argomento. E poi penso che in video futuri magari ve ne consiglierò altri perché continuo a leggere libri di crescita personale per quanto riguarda l'ambito della creatività. Quindi se trovo qualcos'altro di interessante sicuramente lo condividerò con voi. Il primo libro in realtà è un libro del quale vi ho già parlato ed è The Source di Dr. Tara Swart, che esplora i vari tipi di intelligenza, sono 6 tipi di intelligenza, li ho illustrati tutti nell'altro video, quello appunto sui 6 tipi di intelligenza, e l'autrice si sofferma sull'intelligenza creativa, sull'importanza della creatività. Ed è proprio da questo libro che ho tratto una buona definizione di intelligenza creativa che mi ha fatto vedere la creatività in modo diverso da quanto non facessi prima. Infatti, con il termine creatività non si intende esclusivamente la capacità artistica, la capacità di creare qualcosa di bello, ma si intende proprio un modo di ragionare, un modo di comprendere il mondo che ci può aiutare in molti ambiti diversi. Si tratta in particolare di pensare in un modo che ci consenta di trarre il massimo, di creare il massimo dagli strumenti che abbiamo a disposizione, di trovare soluzioni al di fuori degli schemi, in inglese si dice to think out of the box, pensare fuori dalla scatola, quindi uscire dagli schemi e risolvere problemi che senza un briciolo di creatività, senza un approccio creativo, magari non troverebbero soluzione. Quindi la creatività, oltre a trovare una meravigliosa espressione in opere d'arte, disegni, musica o qualunque altro tipo di opera strettamente considerata come creativa, la creatività trova anche sfogo nel lavoro, in un lavoro che può sembrare non creativo, per esempio il lavoro di un avvocato. In realtà ci sono molte soluzioni che anche nell'ambito legale si ottengono soltanto aggiungendo un briciolo di creatività e questo vale, credo, per molti altri lavori, molti altri impieghi. In questo senso, qualunque sia il nostro ambito di studio o di lavoro, la creatività è la libertà di scegliere la propria strada, di perseguirla e di deviare da quelli che sono gli schemi prestabiliti da altre persone oppure dalla società in generale. La creatività sostanzialmente ci rende liberi di adattare il nostro lavoro e il nostro pensiero secondo le nostre esigenze, secondo le nostre inclinazioni. In questo modo, facendo così, possiamo vedere possibilità dove gli altri vedono limitazioni, possiamo aprirci una breccia dove gli altri vedono soltanto un muro. La creatività quindi ci può permettere di costruirci la vita che vogliamo, di migliorare la nostra situazione attuale e di rendere la nostra vita molto più interessante. Al di là dello studio del lavoro, dove ripeto, secondo me la creatività ha un impatto molto importante e fa veramente la differenza, perché chi lavora con un approccio seppur molto competente sulla materia nella quale lavora, ad esempio per me è il diritto, ma chi aggiunge un approccio un po' più creativo raggiunge risultati migliori che vengono anche apprezzati dal datore di lavoro. Quindi diciamo che questa è una ricaduta molto pratica dello sviluppo della creatività. Ma secondo me la creatività rende anche la nostra vita più colorata, più interessante, più scintillante. Per me, ad esempio, abbellire determinati aspetti della mia vita, anche se l'abbellimento è fine a se stesso, il suo fine è quello di darmi gioia mentre lo realizzo e di darmi gioia in un momento successivo in cui lo osservo, quindi in realtà non ha un fine esterno a quello della mia vita,
però mi rende felice. Innalza l'apprezzamento che io ho del momento presente e questa è una cosa che cerco di attuare nella cura della casa, quindi per esempio avendo un vaso con dei fiori oppure sistemando i libri nella libreria in un determinato ordine che li rendono esteticamente piacevoli, oppure invece di scrivere semplicemente un biglietto di Natale magari fare un piccolo disegno, anche se non è un'opera d'arte, ma comunque qualcosa che mi fa sentire bene. L'approccio creativo alla vita la rende più colorata e più interessante, almeno questa è la mia esperienza, quindi credo che anche per apprezzare il momento presente, che sia di lavoro o di studio, la creatività possa aiutare a sentirsi meglio, a gioire maggiormente di quello che si sta facendo, a trovare la bellezza un po' in tutto e a creare la bellezza. Ma ora passiamo ai miei 4 consigli per sprigionare la propria creatività e vivere una vita creativa. Ed in relazione a questi 4 consigli, in generale in relazione allo sviluppo della creatività, vi consiglio tantissimo questo libro qui, Big Magic di Elizabeth Gilbert, che ho letto un paio di settimane fa e che mi è piaciuto tantissimo. È un libro ben scritto, contiene riflessioni e argomentazioni molto valide, molto interessanti, non scontate, e soprattutto è scritto in un modo che lo rende avvincente. Nonostante si tratti di un libro non fiction di crescita personale, fa veramente piacere leggerlo, cioè io non riuscivo a posarlo, alla fine l'ho finito nel giro di pochissimo tempo, perché è proprio piacevole da leggere, quindi ve lo consiglio molto. Esiste anche in italiano, vi lascio il link a entrambe le versioni in descrizione. Ottimo libro, anche la copertina è molto bella, fa pensare alla creatività che si sprigiona. E i 4 consigli che condivido con voi derivano un po' dalla mia interpretazione delle riflessioni contenute nel libro e anche dalla mia esperienza personale, dai miei tentativi di metterle in pratica. Il primo consiglio per sprigionare la propria creatività è quello di diventare più coraggiosi. Il coraggio, lo dice Elizabeth Gilbert e lo dico anch'io, è essenziale per vivere una vita creativa. Una vita creativa è una vita che è improntata più alla curiosità rispetto che alla paura. Ed è proprio per vincere la paura che abbiamo dentro di noi, la paura di esporre le nostre idee, esporre la nostra creatività nel mondo, di mostrarla agli altri. È proprio quella paura che ci trattiene, che ci imprigiona in una vita più grigia e meno creativa. Questa paura deriva dal fatto che la società moderna, ma credo la società di qualunque tempo, in realtà non accetti la mediocrità. Se noi ci mettiamo a disegnare ma non siamo bravissimi con la nostra matita, non realizziamo delle opere d'arte, ci sembra quasi che non valga la pena di cimentarsi nel disegno, perché non c'è posto per noi, per i nostri scarabocchi, in un mondo in cui sembra che soltanto i grandi artisti possano disegnare. E questo è un elemento che mi rende triste quando ci penso, e che rende triste anche l'autrice del libro, perché la creatività si merita di essere espressa anche se il risultato finale non è un'opera d'arte, perché la maggior parte di noi non è un artista, non è un musicista di altissimo livello. Siamo quasi tutti persone normali, che sono brave in alcune cose, meno brave in altre cose, mediocri in altre cose ancora. E sarebbe un peccato se smettessimo di essere creativi, di esprimere il nostro spirito creativo, soltanto perché non riusciamo a raggiungere livelli altissimi di espressione creativa, nel senso che il nostro risultato finale non è poi un'opera d'arte che viene esposta in un museo. Credo che questa condizione ci metta molta paura, perché abbiamo paura di esporre quello che facciamo, perché pensiamo che non sia abbastanza buono, abbastanza ben riuscito, paragonato a quello che ci circonda, tutte le immagini meravigliose che vediamo tutti i giorni, e pensiamo che, visto che non è il caso di esporre le nostre opere, non sia neanche il caso di realizzarle, quindi ci autopriviamo del piacere di dedicarci ad un'attività che ci piace. Io non sono brava con gli acquerelli, non ho tecnica, però mi piace cimentarmi nei dipinti ad acquerello. Ogni tanto lo faccio, i miei disegni sono mediocri, si capisce cosa sto disegnando, ma l'idea che magari io ho in testa è completamente diversa, cioè qualcosa che poi non riesco a trasferire sul foglio di carta.
ma comunque sono felice nel momento in cui dipingo con gli acquerelli, perché è una cosa che mi fa sentire bene, mi fa rilassare e mi fa esprimere quella creatività che sento di aver dentro. E tutto questo per dirvi, bisogna avere coraggio, bisogna avere il coraggio di dedicarsi ad un'attività creativa che ci fa star bene, anche se non abbiamo un'opera finale degna di essere esposta nel mondo. Prima di tutto l'opera finale sarebbe comunque degna di essere esposta nel mondo, ma anche se a nessun altro interessa guardare la nostra opera, se realizzarla ci ha fatto star bene, il pregio dell'opera è in se stessa e nell'attività che ci abbiamo messo dentro. Non occorre attendere il risultato finale, è semplicemente il processo di creazione che dà più colore e più vivacità alla nostra vita. E in questo senso, avere successo con la creatività, secondo me, non significa poter mollare qualunque altro tipo di lavoro, di studio e diventare un artista. Sicuramente c'è chi lo fa e sono persone bravissime, in parte anche fortunate, che sono arrivate al loro obiettivo, ma secondo me avere successo con la creatività significa poter integrare la creatività all'interno della propria vita quotidiana, quindi trovare magari momenti per attività creative che ci piacciono, possono anche essere attività sportive e creative allo stesso tempo, può essere veramente qualunque cosa, la creatività si può manifestare in mille modi, e anche aggiungere la creatività nell'ambito del nostro lavoro o del nostro studio. C'è ad esempio chi fa degli appunti bellissimi, realizza degli appunti bellissimi, anche se di per sé è inutile, cioè noi potremmo fare i nostri schemi, i nostri appunti scrivendo semplicemente a penna senza colori abbinati e scritte molto raffinate, ma chi decide di farlo? Chi decide di utilizzare una calligrafia particolarmente bella e di sottolineare con colori che stanno bene insieme? Esprime la propria creatività, perché quell'attività fa stare bene la persona che la compie e quindi quella persona si sente realizzata, ha inserito il proprio spirito creativo anche nel proprio studio. Quindi l'importanza del coraggio nell'ambito della creatività si riassume nel controllo della propria paura. La paura non può essere completamente scacciata, perché la paura è una parte di noi ed è una forma di difesa per il nostro corpo e la nostra mente, ma la paura deve essere tenuta a bada, soprattutto quando si tratta di essere creativi per avere una vita più felice, vivere una vita più intensa. Elizabeth Gilbert fa un esempio che mi è piaciuto molto, e dice che quando lei e la sua creatività decidono di lavorare insieme su un progetto, è come se partissero per un viaggio in macchina e la paura vuole sempre partecipare a questo viaggio, e lei e la creatività accolgono la paura nella macchina, ma le dicono che lei non può decidere nulla, cioè la paura può essere soltanto sul sedile del passeggero, guardare fuori, partecipare al viaggio, ma non può mettere becco sulla destinazione del viaggio oppure sulla realizzazione stessa del viaggio. Quindi la paura è qualcosa che ci deve accompagnare sempre, lo fa, non possiamo evitarlo, ma è anche qualcosa che non dobbiamo ascoltare troppo quando si tratta di creatività. Dobbiamo invece avere coraggio. Il secondo consiglio per diventare più creativi, o meglio per sprigionare, lasciar libera la propria creatività, è quella di lasciarsi incantare dalle idee che di tanto in tanto ci arrivano. Secondo Elizabeth Gilbert, infatti, ci sono molte idee creative che non hanno forma ma vagano per il mondo, e ogni tanto un'idea contatta una persona, e quello è il momento in cui percepiamo qualcosa dentro di noi, ci viene appunto un'idea, abbiamo una sorta di intuizione creativa. A quel punto noi che riceviamo questa visita inaspettata possiamo decidere di mandar via l'idea, di non fare nulla, di non considerarla, oppure possiamo decidere di farci incantare dall'idea e di iniziare a collaborare con lei verso un lavoro creativo. Chiaramente la creatività viene sviluppata ed espressa nel momento in cui accogliamo questa idea e ci mettiamo al lavoro. Con questo intendo dire che spesso ci vengono delle idee che sono potenzialmente dirette verso un lavoro creativo, che sia un disegno, un libro, una melodia musicale oppure qualunque altra forma di espressione della creatività, ma molto spesso quando quest'idea ci arriva noi non le diamo abbastanza considerazione, non le concediamo sufficiente attenzione
ed energia. Ed è solo invece facendo ciò, se riteniamo che l'idea sia buona, che possiamo mettere in atto la nostra creatività e intraprendere un percorso di creazione insieme a quest'idea. Quindi per essere creativi bisogna aver fiducia nelle idee che vengono a farci visita quando pensiamo che esse siano potenzialmente buone e dedicarci ad esse con costanza, con assiduità e non tradirle, quindi non lasciarle a morire nel cassetto, ma tirarle fuori dal cassetto e cercare di lavorare insieme a loro. È questo che Elizabeth Gilbert definisce come incanto, cioè l'incanto delle idee, e questo discorso viene ricollegato a quello del flow, perché il flow nell'ambito della creatività è qualcosa che già di cui già si parlava nell'antica Grecia, e di flow abbiamo anche parlato in molti altri video, ed è appunto quello stato di assorbimento nell'ambito del nostro processo di creazione che ci tiene incollati a quello che stiamo facendo senza che ci sia bisogno da parte nostra di uno sforzo per concentrarsi. Quindi flow e creatività nell'ambito dell'incanto creativo vanno di pari passo, sono strettamente legati. Quindi, per riassumere il consiglio numero 2, lasciamoci incantare dalle nostre idee creative. Il terzo consiglio riguarda il fatto di darsi il permesso di essere creativi. Una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle è quella di pensare di non essere autorizzata ad essere creativa, perché io ho studiato diritto, ho scelto un determinato percorso di studi, una determinata carriera, e quindi ho escluso la creatività dalla mia vita. Nel corso del tempo questo pensiero mi ha anche fatto male, perché io fin da piccola sono sempre stata interessata al disegno, alla pittura, alla creatività, ho sempre fatto molte cose anche per gioco, e mi ha fatto male pensare di dover rinunciare per sempre a queste cose semplicemente perché ho perseguito un determinato ambito lavorativo. Ma in realtà noi non abbiamo bisogno del permesso da parte di nessuno per essere creativi, noi possiamo semplicemente dedicarci alla creatività perché siamo esseri umani pensanti che hanno un'intelligenza creativa e quindi sono liberi di esprimerla. Per essere creativi, che si tratti di scrivere un libro, di comporre musica, di disegnare, di dipingere o di fare qualunque altra cosa, non c'è bisogno di un titolo universitario, di una certificazione che ci autorizzi a svolgere quell'attività. Sicuramente i corsi universitari o corsi di qualunque tipo aiutano a sviluppare la tecnica per esprimere la propria creatività, ma la creatività viene prima, la creatività è qualcosa che abbiamo dentro e che siamo autorizzati e dovremmo essere invogliati ad esprimere in qualunque momento, qualunque sia la nostra occupazione e qualunque sia il nostro ambito di studio. Sempre riguardo al permesso di essere creativi, voglio menzionare la differenza tra originalità e autenticità. Spesso pensiamo che poiché siamo nel 2021, ci sono stati moltissimi artisti in qualunque ambito nel passato, spesso pensiamo che tutto sia stato già creato, cioè tutti i libri siano già stati scritti, tutte le opere d'arte siano già state realizzate e che non ci sia nessuna idea rimasta per noi, un'idea che possiamo utilizzare e trasformare in un'opera creativa. E quindi pensiamo che non ci sia più possibilità di essere originali. Su questo in realtà io non sono d'accordo, nel senso che se partiamo dal presupposto che la creatività che vogliamo accogliere nella nostra vita e alla quale vogliamo dedicarci è una creatività libera, che non è diretta a realizzare un'opera d'arte per camparci per i prossimi 100 anni, a quel punto possiamo realizzare quello che vogliamo, cioè possiamo anche copiare un quadro esistente, è comunque creatività perché ci mettiamo la nostra mano, ci mettiamo la nostra capacità. L'originalità sicuramente può essere importante se si vuole mettere un'opera sul mercato e se si vuole che quell'opera venga notata. Questo va al di fuori dello scopo di questo video, perché questo video non vi spiega come realizzare un quadro bellissimo e venderlo sul mercato. Credo che più che l'originalità sia molto importante l'autenticità. L'autenticità è il fatto di essere fedeli a se stessi, fedeli alle proprie idee
e fedeli alla propria idea creativa. Quindi nel momento in cui ci viene un'idea che magari ha già visitato un altro artista, ma quell'idea non verrà mai sviluppata nello stesso modo in cui un'altra persona l'ha sviluppata, perché in ogni idea noi ci mettiamo del nostro, noi ci inseriamo la nostra esperienza, la nostra personalità, le nostre capacità. Quindi secondo me bisogna allontanare il pensiero che non si possa più essere originali perché tutto è già stato scritto, tutto è già stato dipinto. Bisogna invece assicurarsi di essere autentici ed in questo senso darsi il permesso di realizzare qualunque opera d'arte, a qualunque livello, proprio perché siamo esseri umani con un'intelligenza creativa. L'ultimo consiglio riguarda il fatto di persistere con la creatività. La creatività è qualcosa a cui dobbiamo dedicare tempo e se ci è difficile trovare il tempo per la creatività, dobbiamo fare in modo di mettere nel nostro calendario appuntamenti con la creatività. Non importa quanti impegni abbiamo, quanto siamo occupati, se ci teniamo davvero, dobbiamo stabilire che dedicheremo tempo alla creatività come la dedichiamo a amici e fidanzati. Mi piacerebbe fare un altro video sulle abitudini nell'ambito della creatività, cioè come trasformare la creatività o il tempo dedicato alla creatività in un'abitudine positiva che in un certo senso viene automatica e rende la nostra vita un flusso creativo. Quindi se vi interessa un video di questo tipo fatemelo sapere che sicuramente lo farò. In generale anche con la creatività bisogna persistere, nel senso che se ad esempio io mi avvicino all'ambito della chitarra, cioè voglio imparare a suonare la chitarra e quindi voglio esprimere anche così la mia creatività. Io non ho mai suonato la chitarra, è chiaro che devo persistere un pochino, devo imparare un pochino, magari guarderò qualche video su YouTube, cercherò di imparare, chiederò consiglio a qualcuno. E in questo senso, se lo voglio fare davvero, anche se non diventerò mai una grande chitarrista, ma se lo voglio fare per la gioia di farlo, devo decidere che magari ogni martedì dedico un'ora ad esercitarmi con la chitarra, oppure che ogni domenica obbligo il mio fidanzato ad ascoltarmi mentre suono la chitarra. Quindi in un certo senso bisogna anche persistere con la propria creatività, perché ci sono alcune attività creative che richiedono l'apprendimento di un minimo di tecnica, anche se poi non diventiamo bravissimi, ma comunque dobbiamo imparare le basi. Ed è in questo senso che si introduce anche la fiducia nel processo. In inglese si dice trust the process, quindi abbi fiducia nel processo. Bisogna quindi, quando si stabilisce che ogni martedì si dedicherà un'ora a suonare la chitarra, bisogna anche aver fiducia nel fatto che continuando si migliorerà la pratica di suonare la chitarra. Quindi in questo senso la creatività è anche fiducia nelle proprie capacità e fiducia nel processo creativo. Per esperienza personale vi posso dire che io per un po' di tempo in passato ho cancellato la creatività dalla mia vita perché credevo che ci fossero obiettivi più importanti, tra cui lo studio, la carriera, cercare di avere un lavoro, cercare di avere tutte le carte in regola per laurearmi con il massimo e un pochino me ne sono pentita, nel senso che poi per fortuna ho ritrovato il mio spirito creativo, che ciò non significa che io sia un artista o sia bravissima a disegnare o a fare qualunque cosa, semplicemente ci metto la passione che ho e non rinuncio al tempo creativo, è un appuntamento con me stessa che cerco di non mancare mai. E vi posso dire che questo ha avuto un impatto molto positivo nel mio percorso di crescita personale, mi ha insegnato proprio a vivere nel momento, ad apprezzare quello che ho, anche se non è rivolto ad un fine ulteriore, perché di per sé, come diceva Oscar Wilde, l'arte è inutile, quindi è fine a se stessa ed è proprio il processo di creazione, il processo creativo che dà all'arte quel suo pregio, qualunque sia la definizione di arte nel nostro caso. Quindi io vi consiglio di trovare tempo per la creatività, di provare a sprigionare la vostra creatività e vedere cosa ne esce, come vi sentite. Spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi su Instagram dove anche nelle foto che posto cerco di essere creativa con la scelta delle foto, con l'editing e spesso anche nelle stories vi mostro quello che faccio, se per esempio dipingo o disegno o faccio qualcos'altro che ha una qualche vena creativa. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, mettete mi piace, andate a vedere gli altri video, ormai ci sono tanti video che ho fatto su crescita personale e
diverse tematiche in questo argomento, quindi spero che vi piacciono. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.